Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video haul dei prodotti che ho preso al DM, che finalmente ha aperto anche nella mia città, cioè a Livorno, quindi toscani abbiamo un DM anche noi. Prima di iniziare vi ricordo che nel mio canale è aperto un giveaway, sarà aperto fino al 10 di gennaio, vi lascio il link di quel video tra le schede e nell'info box se volete partecipare. Allora, parto con gli acquisti. Vi mostrerò però solamente gli acquisti non biologici, perché gli acquisti biologici li vedrete poi più avanti nel video degli acquisti naturali del mese, che faccio in collaborazione con i piccoli canali Power, quindi vedrete solamente prodotti appunto non bio. Parto con un calendario dell'avvento, Trendy Tap è il marchio, un marchio di trucchi, un marchio credo che sia proprio interno del DM. Ho preso tutti questi prodotti scontati del 20% perché appunto c'era l'apertura del negozio e oltre il 20% tante cose erano già scontate di suo, quindi al 20% si aggiungeva anche un ulteriore sconto. Questo l'ho preso con il 20% più un altro sconto, quindi pagato pochissimo. Vi ho fatto un video dove vi mostro che cosa c'è all'interno di questo calendario dell'avvento, vi lascio il link di quel video tra le schede e nell'info box. Comunque vi dico che è un calendario dell'avvento che mi è piaciuto parecchio, è molto carino e i trucchi non sono neanche male, sono buoni almeno, io per ora ho provato solamente rossetti e devo dire che mi sono piaciuti, mi stanno piacendo, quindi un buonissimo prodotto. Olivia sta smontando le tovagliettine dove c'è la sua roba da mangiare, quindi sentirete sicuramente un po' di casino. Comunque questo è il bustone con tutti gli acquisti. Gli altri prodotti sono tutti prodotti di Balea tranne 4. Allora, uno mi è stato omaggiato alla cassa il primo giorno, mi hanno omaggiato di questo profumo blu del marchio Renato Balestra, mi fa molto ridere. Comunque questo qua lo regalerò credo al fidanzato di mia zia, perché appunto è da uomo e quindi niente, i miei amici non si mettono profumi, quindi lo regalerò a lui. Poi ho preso due maschere per il viso in tessuto coreane del marchio Sugu. Una è con il carbone e l'altro è di quelle che fanno le bolle. Non so se c'è scritto in italiano, non credo, comunque mi ispiravano e pecca, erano carine, mi sembra a prezzo piano costino sui 3 euro e qualcosa, però c'era lo sconto del 20%. Nell'info box vi metterò poi i prezzi di tutti i prodotti. Un altro prodotto che non è di Balea sono questi Kleenex dei Ebelin, mi piaceva tantissimo la confezione, ho finito i Kleenex che utilizzavo e ho voluto prendere questi, mi sembra pagati su 99 centesimi, quindi niente per 100 fazzoletti. Poi, passando ai prodotti Balea, chi mi segue ormai da un po' sa che io adoro tantissimo i deodoranti di Balea, mi piacciono un sacco, sono senza sali di alluminio e mi piacciono sia per le profumazioni, sia per la durata, sia per il prezzo. All'interno hanno l'alcol al secondo posto, ma non mi ha mai dato fastidio, e ho acquistato questo qua che è pesca e frutto della passione credo che sia, e poi mia mamma aveva acquistato questo ma ha una profumazione troppo forte e me l'ha dato a me, ed è questo qua che ha una profumazione dolcina fiorita, effettivamente è più forte di questo, però a me piace. Poi c'era un'edizione limitata molto molto carina, questa qua, io ho preso due referenze e ho preso la maschera in tessuto al profumo di fiori di kiwi e di melo, questa qua con il procione, molto molto carina. Poi ho acquistato questo qua che è il gel doccia al profumo di albicocca e fiori di papavero, acquistati solamente per il pack. Ho acquistato alcuni prodotti per il viso. Ho preso intanto queste salviettine struccanti perché sto finendo quelle che ho, non ne ho altre in scorta, quindi ho preso queste qua, perché mi sembra quelle di Alverde non mi avevano fatto impazzire, quindi ho preso queste di Balea. Poi ho preso questa maschera anti-pollution, queste qua sono due dosi come si dice, in crema. Ed è una maschera viso peel-off con acido salicilico, carbone attivo e zinco.
Poi, sempre della stessa linea, ho voluto prendere questi qua che sono dei dischetti antibrufolo con acido salicilico e sono 36 pezzi. E anche questo qua che è il gel detergente antibrufoli con acido salicilico e zinco, perché ultimamente mi vengono in qua e là dei brufoli che sono però delle bombe, proprio delle bombe, e quindi ho pensato a prendere qualche prodotto da utilizzare all'occorrenza. Ho preso poi anche dei dischetti struccanti, questi qua sono per gli occhi e sono senza oli, 50 dischetti e sono appunto però già imbevuti di acqua micellare, ho voluto provarli. Poi ho preso queste qua che mi piacciono tantissimo, ho voluto prendere quella in edizione limitata al cioccolato, e questa è una schiuma per la depilazione al cioccolato bianco. Ho visto che c'era anche il burro cacao e la maschera per il viso e mi sa che le andrò a prendere. Poi ho preso un deodorante per le scarpe, adoro i deodoranti per le scarpe di Balea perché sono gli unici che, oltre al prezzo bassissimo, sono gli unici che vanno effettivamente ad eliminare il puzzo dalle scarpe da ginnastica e non vanno ad aggiungere profumo al puzzo. Quindi ottime, io utilizzo solamente scarpe chiuse, scarpe da tennis tutto l'anno e quindi mi serve un deodorante per le scarpe. Come ultimo prodotto ho preso questo qua che è un kit natalizio, molto bello, con all'interno due peeling per il corpo, è veramente bellissimo, e questi sono due peeling corpo con olio e zucchero, uno è al profumo di mela e l'altro al profumo di prugna, secondo me erano bellissimi e ho voluto acquistarli. Quindi questi erano i miei acquisti fatti dal DM, fatemi sapere se c'è qualcosa che mi consigliate o se avete provato questi prodotti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale che in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!